riesce a fare la la sinistra del PD che si astiene. Quando si vedrà con Berlusconi? Dice solo si incontrerà Berlusconi. Grazie. Grazie, buon lavoro. Che cazzo muore. Ho detto nel mio intervento, l'appoggio esterno per un partito come il PD con il presidente che esprime il PD non esiste, per cui troviamo una misura che adesso non ce l'abbiamo. Ha detto che i renziani non dovevano fare i maestrini con il governo, o ci si sta o si va a elezioni. L'Italia ha bisogno di riforme profonde affinché il governo le possa fare, c'è bisogno di un coinvolgimento pieno e convinto di tutto il Partito Democratico. Secondo lei Matteo Renzi mantiene una posizione ambigua? Questo coinvolgimento ci sarà, secondo lei? Renzi appoggia questo governo, però poi dice 10 mesi di fallimento. Non è una posizione ambigua quella del segretario? Quello che ho detto anch'io, che noi abbiamo bisogno di sciogliere questa ambiguità. Il governo evidentemente non fa tutto quello che servirebbe a portare questo paese fuori dalla crisi, noi gli dobbiamo chiedere di fare di più, però dobbiamo aiutarlo a fare di più, cioè se il Partito Democratico è convinto che la storia del governo debba andare avanti, e questo ha ripetuto il segretario e non solo lui, penso che debba impegnare tutto il massimo sforzo per riuscirci, e il governo deve farsi aiutare però. Dopo questa direzione l'ambiguità di fondo resta oppure vi ha convinto? Io mi sono astenuto, quindi evidentemente non mi ha convinto fino in fondo, ma non tanto su questo quanto su altri aspetti. Ancora non è chiaro qual è la nostra posizione sulla legge elettorale, ancora non si vede un testo sul Job Act, quindi siamo in attesa, è un'astensione di attesa, vediamo di capire davvero queste cose come si definiranno.